La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Bentrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Apriamo come ogni giorno la finestra sulla nostra città, oggi per parlare di un grande talento ferrarese. Voi sapete infatti che Radio Dolce Vita gestisce anche una pagina sui social, una pagina Facebook che si chiama Ferrara Hall of Fame, ovvero i grandi talenti ferraresi del passato, del presente e ci auguriamo di ospitarne anche del futuro. Oggi è con noi Riccardo Comastri, che è un giornalista ed è il cugino di un grandissimo violinista che ha vissuto nel secolo scorso ed ha raccolto grandi successi in tutti i teatri del mondo. Infatti Riccardo è il figlio della sorella del grande Aldo Ferraresi, un violinista veramente straordinario di cui proprio Riccardo ci racconterà adesso. Quando nasce Aldo Ferraresi, in quale contesto e come si avvicina alla musica? Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Aldo Ferraresi è nato a Ferrara nel maggio del 1902, in via Vittoria 21, dove c'è una lapide che lo ricorda, e quindi ogni volta che si passa di lì, io ci passo spesso, mi vengono in mente tante belle cose. È nato da una famiglia di musicisti, Aldo, sia il padre e anche i fratelli poi hanno sviluppato il loro talento da musicisti. E a 5 anni ha iniziato a studiare violino al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. A 12 anni è andato a Parma per terminare il percorso di studi che si è concluso quando lui aveva 15 anni, quindi nel 1917 si è diplomato al Santa Cecilia di Roma. Siccome era uno degli allievi più prestigiosi, la madre, che era una donna tenace, determinata e che aveva senso anche più pratico dei musicisti che sono a volte dei talenti, dei geni, ma con la testa non hanno molta concretezza, lo accompagnò addirittura a Bruxelles durante la prima guerra mondiale, siamo a questo punto qua, per fare un'audizione dal celebre Eugenie Ysaÿe, che allora era un numero uno, un sacro del violino, e questo Ysaÿe lo considera poi il migliore dei suoi allievi, quindi lo consacrò come un vero talento, un giovane emergente. Da allora Aldo ha cominciato a suonare in tutti i principali teatri del mondo, sia come solista che accompagnato da orchestra, per poi andare a Napoli, via Chiaia abitava, era il primo violino del San Carlo di Napoli, insegnava violino e diciamo che tutti i famosi violinisti italiani, ne cito solo due, Accardo e Ughi, sono stati i suoi allievi. Qualcuno l'ha negato, qualcun altro invece l'ha ammesso con piacere, ma questo fa parte del gioco. Riconoscimenti Aldo ne ha avuti in tutto il mondo, perché lui era un virtuoso e suonava con l'anima. Queste sono parole che io ho potuto verificare che erano vere, però sono parole della critica specializzata. Aveva una tecnica di altissimo livello e per un tecnico di violino il grande maestro chiaramente era Niccolò Paganini. Aldo ha studiato molto Paganini, e era un uomo Aldo che studiava dalle 6 alle 8 ore tutti i giorni, come uno si presenta in banca, va in comune o va a fare una sua attività, apre un negozio, il suo negozio, la sua attività era il violino, e studiava con la stessa passione fino all'ultimo giorno della sua vita, con una costanza, altrimenti, sia chiaro, non si rimane a quei livelli così elevati. Per consacrare questa sua predisposizione verso i virtuosismi di Niccolò Paganini, nel 1950, in occasione del quinto centenario della nascita di Cristoforo Colombo a Genova, gli è stato concesso di suonare primo al mondo e unico al mondo col famoso Guarnieri il violino denominato Cannone, e in quell'occasione suonò uno dei concerti più belli di un re maggiore di Paganini per violino e orchestra, e l'emozione che lui ha provato, e poi mi ha raccontato anche, di avere tra le mani il violino di Paganini, insomma, per un artista che fa violino da quando è nato, penso che sia una cosa da brividi. E lui me lo manifestava quando mi raccontava queste cose, questi aneddoti, perché l'ho frequentato Aldo con vero piacere, e quindi posso capire la sensibilità e cosa potrà provare un grande artista in un momento del genere. Per dire anche della sua grandezza, nel 1965 ha tenuto un memorabile concerto in Vaticano alla presenza di Paolo VI, concerto ripreso dalla RAI, e la RAI allora, quando selezionava, doveva selezionare i numeri uno, poi portare un evento culturale, musicale davanti al Papa, non si poteva permettere di portare un qualunque artista, ma doveva essere di alto rango.
Diciamo che nel secolo scorso, nel Novecento, è stato uno sicuramente dei più grandi violinisti, a detta dei critici il migliore in assoluto come esecutore di Paganini. Qualcuno l'ha chiamato il Beniamino Gigli del violino, Beniamino Gigli è stato il più grande tenore del secolo, hanno detto, e lui paragonato era il violinista. Di Aldo posso dire che aveva un'umanità smisurata, era un semplicione, uno che ha girato il mondo, tutto il mondo, e quando andava chiaramente all'estero frequentava grandi alberghi, grandi ristoranti, jet set per ovvi motivi. Lui quando veniva a Ferrara veniva a casa mia per assaggiare le minestrine in brodo che faceva mia mamma. Ecco, pensate solamente l'umiltà di questa persona che veniva per mangiare le minestrine in brodo col dado allora, ecco, perché si faceva quello che arrivava. Poi ho dormito anche spesso a casa mia, solo che alle 5 di mattina tirava giù dal letto mio padre e andava a tornare in via Vittorio, via Tagliata, piazzetta Lampronti, via Mazzini, nel ghetto dove lui era nato, per riscoprire senza confusione quei luoghi della sua infanzia che lui aveva sempre avuto nel cuore, nonostante a Ferrara non c'è rimasto poi tanto, però il legame quello è rimasto sicuramente fortissimo. Vi ricordo che oggi è con noi Riccardo Comastri, che è un giornalista, e parliamo di un suo cugino che è stato un grandissimo talento nel secolo scorso del violino, il grande violinista Aldo Ferraresi, nato appunto a Ferrara nel 1902 e deceduto nel 1978 a Sanremo, dove si era trasferito negli ultimi anni della sua vita. Una delle caratteristiche di Aldo Ferraresi era che era un grandissimo, e ci ha detto anche prima, era un grandissimo esecutore di Paganini, quindi questo richiede sicuramente una tecnica di eccelso livello, e le esecuzioni che faceva Aldo Ferraresi sono diventate famose perché è stato uno dei primi, se non il primo violinista moderno, diciamo così, a riproporre tutti i famosi capricci di Paganini. Sì, è vero quello che dici, e per fortuna, grazie anche ai mezzi moderni, oggi su YouTube, grazie all'interessamento di un pronipote col quale io ho collaborato anch'io, siamo riusciti a trovare delle registrazioni e a mettere su YouTube, e ci sono dei pezzi storici come Le streghe, Nel corpo non mi sento e altre cose che io in questo momento ti posso giurare ho i brividi perché le so a memoria, e ogni volta sento quelle note che riusciva a prendere col violino Aldo. E invito tutti, chiaramente a chi ama la musica di un certo tipo, andare a curiosare su YouTube per sentire cosa era capace di tirare fuori da quel violino questo grande studioso. Io ricordo che lui aveva una casa in vacanza, dove andava in vacanza, in un posto sperduto dell'Appennino tosco-emiliano, Molino del Pallone, dopo Porretta, paese fuori dal mondo. E lì ho fatto 12 giorni che andai a fare delle cure termali a Porretta e stavo con lui perché vivevamo praticamente assieme. Io i pomeriggi, quando non facevo le cure, ascoltavo le sue prove per la stagione successiva, e allora io ho a memoria dei concerti perché lui suonava sulla base che gli fornivano la produzione, ma la base era Il geloso. Qualcuno ha capito di cosa sto parlando, qui su questo nastro marroncino sottile c'era la base dell'orchestra e lui ci suonava sopra, e io stavo lì a bocca aperta a ascoltare queste meravigliose musiche e vedevo la profondità con cui studiava, tornava indietro, riprendeva, la precisione assoluta che doveva raggiungere, e non aveva ancora bisogno di doversi confermare perché era già un virtuoso affermato nel mondo, però con quella costanza lui fino all'ultimo ha creduto che quando si raggiunge un traguardo bisogna mantenere il livello, altrimenti non sei più nessuno. Quante volte ha suonato a Ferrara Aldo Ferraresi, se ha suonato a Ferrara, perché abbiamo sentito che naturalmente ha viaggiato in tutto il mondo sui palcoscenici più prestigiosi della musica classica di tutto il mondo ed è stato uno dei violinisti più apprezzati anche al San Carlo di Napoli. A Ferrara quando è stato? A Ferrara non ha mai suonato in stagione concertistica, ha suonato 5 volte in occasione di grandi convegni, non so, della Montedison o di una banca che presentava qualcosa di grosso, e quindi aveva bisogno anche di queste grosse istituzioni di un personaggio di rilievo. Ha riempito sempre il teatro, e il suo cruccio maggiore è sempre stato quello di non avere inaugurato mai una stagione concertistica nel teatro comunale della sua città. In tutto il mondo ne ha inaugurati, Carnegie Hall, Boston, Philadelphia, Sydney, in Argentina, insomma tutto il mondo, in Russia era apprezzato ovunque. A Ferrara non è mai riuscito a raggiungere questo suo obiettivo ed era veramente un suo cruccio. Era uno che così tranquillo che allargava le braccia, forse qualcun altro avrebbe mosso mari e monti per cercare di arrivare a questo traguardo. Lui invece dice, evidentemente non mi vogliono, però altrove ho tanti riconoscimenti che il mio lavoro, la mia applicazione è gratificato ugualmente.
Quindi la classica nessuno è profeta in patria si è rivelata anche, diciamo, nella carriera di Aldo Ferraresi. A questo punto mi sembra giusto, Riccardo, che ascoltiamo il virtuosismo di Aldo Ferraresi, e lo ascoltiamo in uno dei brani più difficili da eseguire, uno dei brani più famosi di Paganini, di Niccolò Paganini, che è Le streghe. Sì, direi più famoso è quello che contraddistingue il virtuosismo nel modo più assoluto. Thank you.
Una bellissima esecuzione abbiamo potuto ascoltare, che ha sicuramente emozionato anche chi come me non è un intenditore di musica classica. Tra l'altro in questo brano, ad accompagnare al pianoforte Aldo Ferraresi, c'era il figlio Augusto. Prima di andare in onda, Riccardo, mi ricordavi che era una famiglia di artisti quella di Aldo Ferraresi. Erano diversi fratelli, tra cui lui e un altro fratello che era anche lui un violinista straordinario. Sì, Cesare Ferraresi, di 16 anni più giovane di Aldo, anche lui ha fatto una grossa carriera perché è stato primo violino dell'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, poi ha fondato il Trio di Milano, il quartetto italiano con archi, pianoforte e basso, anche lì è girato il mondo con un grande successo perché il talento di famiglia.
poi un altro è fatto direttore d'orchestra in Svezia, un altro che è il più bravo di tutti ma preferiva andare con le ballerine e fare il caffè concerto anziché fare il pianista, poteva superare tutti, Prospero, personaggio simpaticissimo, un altro ha fatto il produttore televisivo sempre nel campo musicale, quindi una famiglia votata a quello. Anche i figli di Aldo, ho avuto due figli maschi, e uno ha studiato pianoforte e ha accompagnato in molti concerti il padre, questo si chiama Augusto Ferraresi, più vecchio. Poi Marcello invece tenore, è stato allievo del Monaco, ha avuto una vita un po', diciamo, confusa, però è stato anche per anni primo tenore del teatro di Tel Aviv. Poi è caduto in disgrazia per altri motivi e ha mollato il canto, ma aveva una voce che del Monaco se lo curava con molta parsimonia, voleva far di lui un novello Pavarotti. Forse ci sarebbe uscito se non fossero capitati eventi esterni. Comunque anche lì due figli, due artisti, sempre in campo musicale. Quindi una famiglia di grandissimi talenti, questa dei Ferraresi, abbiamo sentito talenti che si sono realizzati tutti in campo musicale. Aldo addirittura comincia i suoi studi al Conservatorio di Ferrara giovanissimo. Sì, a 5 anni ha iniziato, perché la mamma aveva individuato nel suo figliolo, il primo figliolo, primogenito, questo talento musicale. Al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, poi a 12 anni, cioè dopo 7 anni, e nel frattempo aveva già dato qualche concerto, a 6 anni ha dato il primo concerto, ho anche una foto a casa che lo ritrae, e andò a Parma, dove c'era un maestro di cui non ricordo il nome, che era abile nel perfezionare questi giovani, mentre a 15 anni si è diplomato al Santa Cecilia di Roma, definitivamente, e da lì è nata la carriera folgorante. Come potrebbe, secondo te, Riccardo, oggi Ferrara ricordare questa famiglia e in particolare Aldo Ferraresi, oltre naturalmente a questa targa che noi sappiamo che c'è in Via Vittoria, nella casa dove è nato? Abbiamo fatto una manifestazione grazie all'interesse concreto del professor Gabriele Lavilla, che ama la musica, amava il violino e amava Aldo Ferraresi ovviamente. E abbiamo fatto una giornata di convegno, c'era anche il figlio, uno dei due figli qui alla Camera di Commercio, abbiamo fatto una bella giornata di studio, e addirittura il calco della mano è esposto alla biblioteca Ariostea, e c'è stato un bellissimo concerto di un giovane talento russo che ha eseguito alcuni dei brani prediletti di Aldo al Teatro Comunale, che si è prestato a questo ricordo, e diciamo che è già stato fatto questo evento qui. Sulla musica si può sempre riproporre qualcosa, però ci vuole sempre il trascinatore che lo organizza. Occorrono mezzi, occorre tempo, e non so se riusciremo mai a bissare quello che la Villa e i suoi collaboratori, tra cui modestamente un po' anche io, siamo riusciti a fare. È difficile, però chissà. Ci avviamo verso la chiusura di questo programma. Ringrazio Riccardo Comastri che ha condiviso con noi questi bellissimi ricordi raccontando il cugino di sua mamma, il noto e famosissimo, nonché grandissimo talento violinista ferrarese Aldo Ferraresi. Non abbiamo detto, Riccardo, che a Ferrara c'è una via intitolata ad Aldo Ferraresi. Sì, il comune una ventina di anni fa ha voluto riconoscere l'importanza di questo suo figlio d'arte intitolandogli una via di grande percorrenza, la via Aldo Ferraresi, quella che va dalla rotonda della facoltà di ingegneria fino a Viale Veneziani, quindi una via molto percorsa, e il nome di Aldo Ferraresi compare più volte a ricordo di un figlio d'arte di alto livello, quale era Aldo. È un piacere sapere che quando percorreremo questa strada, che è uno degli svincoli più percorsi della nostra città, proprio perché è una parte della nostra circonvallazione, potremo sapere, grazie a Riccardo Comastri che ce l'ha raccontata, che questa strada è intitolata a questo grande violinista. Vi ricordo Aldo Ferraresi, nato a Ferrara nel 1902, morto a Sanremo nel 1978, quando passate per via Vittoria, se andate verso via Mazzini al numero 21, guardando quindi alla vostra destra, vedete questa bella targa che ricorda questo talento straordinario della nostra Ferrara. Chiudiamo qui il nostro programma ringraziando ancora una volta Riccardo Comastri, vi ricordo giornalista e cugino di secondo grado del grande violinista Aldo Ferraresi. Grazie Riccardo per essere stato con noi. Grazie a voi per l'ascolto. Grazie a tutti voi per averci seguito fino a qui. L'appuntamento è alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.